Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Proprio così, Tiziana, è tutto collegato e chiaramente l'economia fa le spese della guerra. Io sono con Carlo Feltrini che mi stava facendo anche un quadro della situazione, presidente di Federregno Arredo. Noi siamo al Salone del Mobile, finalmente Salone che riparte. Qui, come diceva giustamente Tiziana, noi siamo venuti 2 anni fa, si distribuivano, anzi si ammassavano le mascherine che non trovavamo, quindi sempre di carenza del mercato parliamo. Io le chiedo, voi avete avuto all'inizio uno scossone proprio a inizio pandemia, poi siete risaliti perché dicevamo le persone hanno riscoperto la casa. Che 2021 è stato e invece che cosa sta accadendo in questo momento per voi, per il comparto dei mobili? Allora, ha fatto uno specchio preciso. Sostanzialmente noi abbiamo chiuso un 2021 in maniera fantastica. Abbiamo dei dati che, confrontati con il 19, abbiamo assegnato un più 14%, quindi veramente un risultato importante. Questo è stato dovuto al fatto che appunto gli italiani, e anche non solo gli italiani, ma tutto il mondo, essendo stato sostanzialmente obbligato a stare in casa, ha riscoperto il valore della casa e il significato. Quindi questo ha aiutato moltissimo e si è appunto visto nei conti finali del 2021. Nel 2022 è proseguita questa richiesta e quindi abbiamo segnato nel primo trimestre un più 20% sia nel mercato italiano ma anche nel mercato di esportazione, e anche questo conferma quanto questa, diciamo, onda positiva che era partita già a fine 2020 e proseguita nel 2021 sta proseguendo anche nel 2022. Preoccupazione le abbiamo ovviamente per la parte finale dell'anno, perché ovviamente prezzi delle materie prime, difficoltà di reperimento di tali materie prime stanno gettando, costo dell'energia, stanno veramente gettando delle ombre di preoccupazione. Quando dice materie prime fa riferimento in particolare a cosa? Noi ovviamente la base, diciamo, importante la fa il legno, esatto. Il legno già l'anno scorso ha subito degli innalzamenti di prezzo molto, molto elevati, dovuti al primo appunto alla richiesta che era ripartita, ma poi anche dopo una dichiarazione che la Russia aveva fatto a metà anno, dichiarando che dal primo di gennaio del 22 avrebbe chiuso tutte le esportazioni del legname russo verso tutti gli altri paesi con cui questo legname era destinato. Questo ha provocato una rincorsa da parte del mercato cinese e del mercato americano all'accaparramento del legno in Europa. A questo punto noi come federazione abbiamo reagito, abbiamo cominciato a interpellare la commissione Dombrovskis chiedendo un export ban, che vorrebbe dire sostanzialmente il divieto di esportazione dei tronchi di legno al di fuori del legno europeo, al di fuori dei confini europei, proprio per non far mancare la materia prima alle nostre aziende, che sarebbero quindi fortemente penalizzate, quindi oltre al danno anche la beffa. Certo.